Mister, contro l'Ischia a caccia del primo successo casalingo, questo è l'obiettivo di questa giornata? Sì, soprattutto quello di continuare quello di buono abbiamo fatto nelle ultime partite, e poi c'è da sfatare un po' il tabù casalingo, ancora non siamo riusciti a vincere, quindi faremo il possibile per aggiudicarci i 3 punti domani. Mister, la situazione societaria vi ha messo un po' più in tranquillità rispetto alle settimane scorse? Oh sì, sta settimana diciamo che personalmente sia io, lo staff che la squadra ha pensato più al campo. Diciamo che adesso ci dovrebbe essere una situazione definitiva e questo va bene un po' per tutti, per noi, per la piazza e per tutto il Savoia. Gruppo non ancora in condizioni ottimali, ci sono degli infortunati e c'è anche Calzi che si va ad aggiungere appunto all'elenco degli indisponibili. Non è detto che per domani sia indisponibile, adesso vedremo nella rifinitura di stamattina come starà, se potrà fare parte della gara, però sicuramente da lunedì avrà un iter un po' diverso, dovrà fare un controllo ed è probabile che lo perdiamo per un paio di settimane. Mister, il Savoia ha giocato in superiorità numerica le ultime partite, c'è stato un po' di sterilità in attacco, chi sceglierà per domenica per giocare contro l'Ischia in casa? Ancora diciamo le scelte definitive non le ho fatte, sicuramente domani non ci sarà Cipriani nei 18 convocati, quindi valuterò soprattutto come peso offensivo uno tra Del Sorbo e Di Piazza, poi sicuramente Scarpa avrà voglia di rifarsi dopo la partita di lunedì scorso e più o meno le scelte saranno quelle, diciamo, non tanto distanti dalla partita di Barletta. In termini di modulo non cambia nulla indipendentemente dall'avversario? In questo momento diciamo ci ha dato solidità, ci ha dato anche buone trame, quindi continuiamo su questa strada, poi durante la partita si potrebbe anche cambiare qualcosina in base anche all'avversario, al risultato della partita, però continueremo su questa base. Proprio dell'avversario, due parole sull'Ischia. Ma è una squadra che ha fatto quasi tutti i punti, penso 5 su 6 fuori casa, è una squadra che gioca comunque magari in questo momento rispetto a noi anche più libera mentalmente, meno pressioni, e fuori casa è molto pericolosa perché ha gente veloce in avanti, quindi si chiude bene, riparte ed è temibile, ripeto, soprattutto in casa avversaria.